Buongiorno a tutti, ciao e ben ritrovati nella Yoga Farm. Quest'oggi andremo a vedere una serie di esercizi dedicati ad una parte del corpo in particolare, le nostre mani e i nostri polsi. Quindi troveremo tutta una serie di esercizi rivolti a rinforzare la nostra articolazione, scioglierla e trovare un po' di consapevolezza nelle nostre mani quando si portano a supportare il nostro corpo. E rispondo a un'esigenza, a una richiesta di una mia studentessa che per lavoro è costretta a suo malgrado ad utilizzare molto le mani, facendo lei la massaggiatrice, e vi invito ad inviare dei quesiti, delle richieste su altre zone del corpo che avete piacere di vedere e di approfondire. Grazie e buona pratica. Iniziamo la nostra pratica di oggi a gambe incrociate, su Sukhasana, posizione morbida. E andiamo al prossimo inspiro ed espiro a portare entrambe le mani congiunte, Anjali Mudra, appena di fronte al nostro petto. Quindi troviamo un bellissimo mudra attivante, energizzante, che porta concentrazione ed equilibrio a noi stessi. Sentiamo i due palmi delle mani che premono uno contro l'altro. Quindi dal punto di vista energetico si rinforzano, si esaltano, si espandono, ma contemporaneamente si annullano in un centro. Troviamo un bel respiro al centro del petto. Rimaniamo qualche respiro bello morbido, continuando a lavorare sulle nostre spalle che si aprono e si allontanano dalle orecchie. E poi facciamo un bel inspiro, bello lungo e profondo. Ed espirando, ritroviamo ad aprire gli occhi e iniziamo a sciogliere le nostre mani. Con questi movimenti abbastanza casuali di rotazione, da una parte e dall'altra. Strizziamo. Iniziamo anche a sfregarci un pochino i polsi per trovare un po' di calore. Ogni volta che sentite l'esigenza di fermarvi negli esercizi che vedrete saranno piuttosto intensi per il polso e per le mani, ritrovate un pochino di tempo e di spazio per sfregarvi i polsi. Ok. Al prossimo inspiro distendiamo il braccio destro con la mano più o meno all'altezza della spalla e iniziamo a distendere con la punta delle dita verso l'alto e poi verso il basso il braccio destro. Lo facciamo un po' di volte, inspiro su ed espiro scendiamo. Ultima volta. Ok. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte col braccio sinistro. Cerchiamo di isolare il movimento bene e osservare cosa succede qua nell'avambraccio, nel polso e per tutte le cinque dita delle mani. Ancora una volta inspirando distendiamo il braccio destro e andiamo con l'altra mano ad afferrare il palmo con le quattro dita e portando il pollice dietro nel dorso. Proviamo a vedere cosa succede delicatamente spingendo le quattro dita della mano sinistra sul palmo della mano destra. E facciamo la stessa cosa anche dalla parte opposta, quindi con la punta della mano girata verso il basso. Delicatamente, giusto sentire a livello fisico, muscolare, cosa sta succedendo. Ok, facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi la mano
ferma l'altra, pollice dietro sul dorso, quattro dita sul palmo della mano sinistra. Rimaniamo qualche istante e poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Ok, sfreghiamo bene di nuovo, intrecciamo le dita, distendiamo le braccia e inspirando allunghiamo, 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 espirando allontaniamo le spalle dalle orecchie e poi inspirando lasciamo l'intreccio ed espirando per tutta la lunghezza dell'espiro scendiamo con le mani a terra. Ok, ci spostiamo da qui, inspirando portiamo le ginocchia al petto ed espirando ci portiamo nella posizione del gatto. Qui inizia il nostro lavoro specifico sulle dita delle mani. Quindi tante volte succede, soprattutto agli studenti principianti, che arrivano con le mani un po' rattrappite, quindi non riescono a essere incisivi, stabili ed equilibrati nelle posizioni sulle mani. Quindi proviamo ad aprire, a fare un bel 10 con le dita delle mani. E qui lavoriamo un pochino sulla consapevolezza di questa posizione. Innanzitutto andiamo a portare bene l'attenzione sulla zona indice-pollice. C'è un muscolo qui, morbido, che proviamo ad appiattire verso il basso. Facciamo la stessa cosa poi dall'altra parte. Quindi grande consapevolezza qui. Ok, riposizioniamo le mani e qua iniziamo a lavorare un po' nel dettaglio. Quindi qua siamo nella posizione del gatto. Andiamo a portare l'attenzione sotto le nostre nocche, quindi qui sotto, che spingono le nocche di entrambe le mani che spingono verso terra. Ok? Quindi cosa sta succedendo? E qua già sentiamo un grande lavoro qua a livello del nostro polso. Ogni volta che ci sentiamo un po' affaticati, sciogliamo i polsi. Molto molto intenso, sfreghiamo e ritroviamo le mani giù a terra. Quindi abbiamo già visto indici, pollici, le nocche, cerchiamo alla base, fatta la mano un quadrato, cerchiamo di spingere bene verso il basso senza comprimere troppo qui. Il problema spesso e volentieri. Ok. Ultimo, ma non meno importante, al centro della mano, al centro del palmo della mano, lo risucchiamo verso l'alto, quindi contemporaneamente attiviamo i polpastrelli. Quindi è una mano, guardate la differenza tra delle mani così, in grossa difficoltà, e delle mani che aderiscono perfettamente sul tappetino, sono come se fossero attive tanto quanto il suolo che si muove sotto impercettibilmente. Quindi indice e pollice, le nocche, il centro della mano, la base e attenzione, se contemporaneamente noi portiamo l'attenzione a indice e pollice potrebbe succedere che si alzano la parte esterna. Quindi noi siamo consapevoli di questo e spingiamo anche la parte esterna verso il basso. Ok, andiamo. Di nuovo. Grande lavoro, eh? Ok, sfreghiamo e poi andiamo a provare la nostra aderenza. Quindi rispostiamo le mani su. Abbiamo le ginocchia leggermente spostate sotto i fianchi, puntiamo le 10 dita dei piedi e iniziamo a costruire
il nostro cane che guarda in basso bene, affondano le mani, gomiti verso l'interno, le spalle si aprono, focalizziamoci sulle nostre mani e sentiamo come sono belle attive, belle stabili, ancorate al suolo. E questa è già una opportunità per testare la stabilità delle nostre mani. Al prossimo inspiro ci portiamo sulla punta dei piedi, si sollevano i talloni ed espirando iniziamo a srotolarci, portando le spalle all'altezza del nostro polso. Quindi, posizione della panca. Sistemare un pochettino la maglietta. Ok, respiriamo. Tutto ok. Attiviamo le mani. Stiamo su, stiamo su, stiamo su. E poi, espirando, scendiamo sulle ginocchia e di nuovo. Ci creiamo un po' di sollievo ai nostri polsi. Ok. Andiamo a portarci al vertice del tappetino. Troviamo i piedi larghi quanto i nostri fianchi. Andiamo a piegare bene le ginocchia, portiamo la pancia sulle cosce, coccige che punta verso l'alto, lasciamo andare giù la testa, andiamo ad infilare una mano in una buona porzione, tre quarti della nostra mano sotto il piede sinistro, stessa cosa mano destra sotto il piede destro. Quindi andiamo a fare una variante di Padastasana facilitata senza focalizzarci tanto sull'allungamento delle catene posteriori, invece distendiamo le braccia e proviamo anche solo dei piccoli movimenti ondulatori. I piedi spostano il peso del corpo un pochino sui talloni, un pochino più sulle mani. Ok, sentiamo cosa sta succedendo. Ricordiamoci che le mani, come i piedi, sono uno specchio di riflessologia pazzesco. Quindi in questo momento stiamo lavorando sia sui piedi, sia sulle palme delle mani, e quindi su tutto il resto del corpo che, come sappiamo, è collegato in tutto per tutto. Ok, dopo qualche respiro, al prossimo inspiro ed espiro lasciamo scivolare via le nostre mani, ginocchia a terra. Troviamo, se non abbiamo problemi all'articolazione del ginocchio, andiamo a sederci in Bairasana, quindi le ginocchia vicine e ci sediamo sui talloni. Il dorso dei piedi è disteso a terra. Verifichiamo che il busto, la colonna vertebrale sia ben allungata verso l'alto. Andiamo a fare una versione in cui utilizziamo le braccia in Gaudasana. Gaudasana è una posizione di equilibrio che prevede l'intreccio sia delle braccia che delle gambe. Questa volta, andando a lavorare sulle nostre mani, sui nostri polsi, andremo a intrecciare unicamente le nostre braccia. Quindi il primo intreccio che vi viene va benissimo, i gomiti si intrecciano e le mani trovano un ancoraggio. Se non è facile arrivare con i palmi delle mani a contatto, anche solo afferrarsi il pollice, l'importante è non essere troppo disallineati, quindi ritroviamo il centro dei nostri gomiti. Andremo a fare per tre volte, semplicemente inspirando, solleviamo le braccia verso l'alto, espirando scendiamo con i gomiti verso il petto,
Inspiro su. Espiro, scendiamo. Inspiro su. Ed espiro, scendiamo, allunghiamo bene l'espiro, arriviamo in fondo e apriamo le ali della nostra aquila. Ok, ritroviamo il nostro centro e ricordandoci dell'incrocio precedente, andiamo ad invertire dall'altra parte, quindi gomiti intrecciati e le mani che si incontrano. Ci allineiamo bene al centro e poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Inspiro, solleviamo i gomiti e espirando scendiamo. Una seconda volta inspiro su. Espiro, scendiamo. L'ultima volta inspiro, gomiti verso l'alto. Espirando scendiamo. Andiamo alla fine dell'espiro e liberiamo le ali della nostra aquila. Ok, ritrovando il nostro centro andiamo a ritrovare Anjali Mudra, il gesto con le mani da cui siamo partiti. Ritroviamo il nostro centro, il nostro equilibrio, i due palmi che fanno forza l'uno con l'altro, una forza però non esplosiva, ma anzi molto introspettiva. E grazie, abbiamo concluso. Vi invito ad iscrivervi al canale, mandarci i vostri commenti e ci rivediamo alla prossima. Grazie, namaste.